È il primo di tre impegni in una settimana che diranno molto del futuro dei Sipontini. Importante oggi è partire con il piede giusto. Gentili amici appassionati di calcio a 5, Gianluca Valente vi dà il benvenuto dal Palace Caloria di Manfredonia per seguire insieme il match tra Risparmio Casa Vitulano Manfredonia e Gisinti Pistoia. Al polivalente di Capurso, attenzione, pressione, c'è la rete di Sampaio, funziona il pressing del Manfredonia che va in gol con il bomber in maglia numero 23. Perde palla Gaku in favore di Keiko, bravo il giapponese a ritornare, ma poi perde nuovamente palla, ancora Gaku vicino all'area, ancora il tentativo, poi arriva la rete dell'1-1 da parte di Felipe Donadoni. Alza la testa il calcettista nativo di Martina Franca, serve Sampaio, diagonale, che gol di Sampaio, sigillo numero 17 e nuovo vantaggio del Manfredonia. Tentativo di Galindo, respinto da Sampaio, prova a ripartire Budabuzzi, chiuso da due avversari, ancora Budabuzzi, grande giocata di Budabuzzi con la punta, respinge Parattoni, già giocata ancora Sampaio, palla alta di poco, lo stesso calcettista nipponico a battere la rimessa laterale, loba l'indietro per Riondino, Ruggero Riondino, e sono tre, gran gol da parte del Barlettano. Palla per Ramiro Martinez, centralmente, rimane su di lui Berti, serie di finte, ancora Ramiro Martinez, tiro respinto da Galindo, ancora Budabuzzi, doppia finta, Parattoni in spaccata. Gaku, e c'è la rete di Sampaio, il tentativo è del nipponico, ma il gol è del brasiliano. Si tratta di rimessa laterale, la batte Felipe Donadoni, palla in mezzo, gran gol da parte di Berti. E c'è il 4-2 della Gisinti Pistoia nella zona centrale del campo. L'ultimo favorisce Scigliano. Dalla distanza Raguso, palla fuori. Palla avanti per Gecco da parte di... E c'è la rete di Miyazaki Gaku. Prova a ripartire il Manfredonia. Scigliano e la palla è fuori. Scontro tra Riondino e Donadoni, alla meglio Riondino, centralmente apertura per Sampaio, in mezzo Riondino, gran parata da parte di Parattoni, pericolo scampato per il Manfredonia, Pinero in avanti per Riondino, limite dell'area di rigore, finezza ancora Riondino, sterzata in mezzo per Pinero, a portiere battuto, la salva Keiko. Berti alza la testa, cerca di servire, Keiko ci riesce ancora, Keiko, palla fuori, gran giocata della Gisinti, in avanti per Sampaio, ancora per Gaku, diagonale, questa volta si siede sul pallone Panattoni. In mezzo c'è la rete di Corrado Sampaio. Quaterna per lui. Ancora Garcia Porca, per poco non perde palla in favore di Budabuzzi. Raddoppio, scarico per Galindo. Attenzione, arriva Budabuzzi. Il vano tentativo di trovare spazio. Diagonale di Berti. Ottima la deviazione di Lupinella sopra la traversa. Donadoni dalla distanza, palla di pochissimi centimetri sopra la traversa. Prova a ripartire Sampaio, vince un contrasto, diagonale. E c'è la rete di Sampaio, 7-2. Cominciano a mancare anche le forze alla squadra di Lami. Palla per Gaku e palla in mezzo per Ruggero Riondino. E sono 8 del Manfredonia, doppietta per il numero 22. Solo aperto. Secondo portiere, palla per Berti e c'è la palla che va fuori, calcio di rigore. Fischio dell'arbitro, parte Berti e c'è la rete. Parte di Berti per l'8-3 della Gisinti. E finisce qui Risparmio Casa Vitulano Manfredonia che supera per 8 reti a 3 la Gisinti Pistoia.